Ciao raga, oggi vi faccio vedere, o almeno si prova ad accendere un Gilera Trend o CBA, come si può chiamare. Questo qui, ora ho levato le bandine perché lo smonto tutto a pezzi, convale la pena accomodarlo, è mezzo rotto, insomma vabbè, e niente. Ora però, siccome devo, dandolo via a pezzi giustamente, faccio vedere ora questo c'ha. La frizione si vede, non ha il variatore. Guardate le ruote perché poi vi farò vedere come tornano queste ruote. Ora niente, proviamo un attimino a accenderlo. Si guarda, dice più di 10 anni, è fermo. Si vede, cioè guardate il carburatore come è ridotto. Anzi, qui è anche rotto. Il gas non fa nemmeno. Guarda, sono smerdato. Proviamo a accendilo. Però prima mi sa che ci sarà da mettere benzina perché non ce n'è. Casca. Allora. Andiamo un po' di miscela. Questa è la K3. Il serbatoio ce l'ha qui dentro, sotto il seggiolino. C'è il tappo suo, qui ci hanno messo uno della Kuwait. Vabbè, mettiamo un attimo questo. Maremma indiana! Non ci sta. Fischia! Mettiamo la benzina. Basta. Tanto questa va buttata via perché il serbatoio mi immagino che condizione sia. Elina, poi c'ha le ventose la sella, quando si chiude. Mo', sai, palle. Proviamo a accendilo. Si fa. Allora. La benzina me la riserva, sì. Tiriamo l'aria. Boh, proviamo. Proviamo. Oh, si è. No. Io sono una sega, nemmeno mezza pedalare, alzo e partire. Nemmeno mezza. Vediamo come gira. Facciamo, fa l'acceleratore, fa a mano! Ho detto ne mettevo poca di miscela, se no la butto via. Comunque, ragazza, motore eccellente, sicché qui non si guarda nulla. Quando sono originali e sono tenuti bene, mezza pedalata e il motorino parte. Un saluto raga, ciao!